Eccoci qui amici Rossoneri, ben ritrovati su Milanello, la casa del Milan su YouTube. Iscrivetevi qui numerosissimi, mi raccomando, e lasciate tanti like. Clima un po' vacanziero, vi faccio vedere anche alle mie spalle le montagne, qualche giorno di vacanza, ma ormai volge al termine, anzi posso dire che è quasi finita. Lasciate il like ragazzi, mi raccomando, se la pensate come me in questo video, in cui ovviamente parliamo di quello che manca, dell'emergenza, delle priorità soprattutto che abbiamo evidenziato in queste prime uscite stagionali, che intendiamoci sono dei test, e quindi i test vengono analizzati, come a scuola vengono corretti, si capisce dove uno studente deve migliorare, dove invece si è applicato bene nel corso dell'estate e deve continuare semplicemente così. Di questo bisogna fare tesoro, ovviamente sono test che servono a mettere minuti nelle gambe, ma servono anche a capire là dove bisogna intervenire, con una gerarchia di priorità. Ovviamente ci sono delle emergenze, sinceramente qualcosina soprattutto in certe zone va fatto con priorità e con emergenza, in altre situazioni invece si può stare un po' più tranquilli. Partiamo, se siete d'accordo, da quello che invece è positivo in queste prime uscite. Devo dire che la fase difensiva sembra essere una delle note migliori del Milan, al di là poi del fatto che il Milan abbia preso soltanto un gol su calcio di rigore, no? E zero su azione. Gli avversari insomma lasciavano un po' il tempo che trovavano, alcuni, perché comunque il Valencia e il Nizza sono di un livello magari anche superiore rispetto alle rivali che hanno affrontato le nostre concorrenti per il campionato. Devo dire che dietro dunque va tutto bene, con la difesa titolare siamo a posto. Poi vedremo Maignan, per il quale facciamo un grande tifo, non è stato particolarmente sollecitato in queste prime uscite, però di Maignan ci dicono che ha personalità, che parla in italiano, che collabora, vive nel gruppo in maniera anche piuttosto attiva, e questo sicuramente è una buona prerogativa. Dall'altra parte cosa manca in difesa? Se tutto rimane così manca solo un terzino destro, o meglio, ci sarebbe che Conti, e c'è anche Kalulu come alternativa. Per questo il terzino destro non è esattamente una priorità, anche se ovviamente dovesse tornare Dalò saremmo tutti molto contenti. Parlo al plurale, non perché ho la presunzione di rappresentare tutti, ma perché leggo i vostri messaggi e in tanti siete favorevolissimi al ritorno di Dalò, che però non è una priorità appunto. Ci spostiamo a centrocampo, dove aspettiamo di vedere ancora che sì, Bennacer l'abbiamo intravisto, poi sapete che ha avuto questo problema della positività al tampone, e dunque stiamo giocando con quelle che obiettivamente sono le riserve, cioè Pobega e Tonali, che secondo me piano piano fanno dei passi in avanti, con Tonali che ha avuto un anno di rodaggio, quest'anno deve fare molto di più, Pobega che invece si sta adattando in un ruolo in un centrocampo a due che per lui è una novità, e secondo me lo sta facendo con applicazione, e dovesse restare sarei molto contento. È chiaro che lì però serve probabilmente qualcos'altro. Ecco, rispetto al terzino destro secondo me il centrocampista è più importante, con tutto rispetto appunto per Pobega e Tonali, serve un centrocampista di qualità, che se manca, che sia, manca Bennacer, la prospettiva è che entrambi possano stare fuori per diverse partite per la Coppa d'Africa, serve qualcuno di un po' più pronto magari, un po' più rodato, un po' più esperto, quindi terzino destro livello priorità basso, centrocampista livello priorità secondo me è medio-alto. Andiamo là dove ci sono le necessità maggiori. Abbiamo visto obiettivamente sulle seconde linee siamo piuttosto scadenti. Castillejo l'abbiamo visto e rivisto, però è quella roba lì, obiettivamente non è adatto per fare il titolare del Milan, e con la massima simpatia, uno importante per lo spogliatoio, ci raccontava Filippo di Stile Milan, è uno che anche a fare la seconda linea obiettivamente rischia di essere un po' inadeguato, di non portare quello che serve anche dalle seconde linee. Fa una fatica tremenda a segnare e fa una fatica tremenda a fare la differenza. Lo stesso Krunic, che un anno fa il Milan ha voluto confermare, non è stata un'offerta importante, obiettivamente sì, ogni tanto magari azzecca il jolly come col Verona, però in un centrocampo a due non può avere la sua collocazione, e sulla tre quarti bisogna alzare di molto il livello appunto. Quindi Krunic probabilmente è un altro per il quale vanno fatte delle riflessioni. Lo stesso Daniele Maldini cresce, però ovviamente deve insomma farne ancora di strada. Ieri Rebic si è visto che è ancora indietro di condizione, Leao ha fatto delle buone cose,
Per quanto riguarda poi sulla destra, Salemakers non ha fatto un ottimo precampionato fin qui, però ovviamente ci puntiamo perché è uno che dà grande equilibrio tattico e deve migliorare ovviamente sotto porta. La nota positiva è Brahim Diaz, a parte la partita con l'inizio è stato sempre il migliore in campo, però non basta. Ecco, sulla fascia dietro alle punte il campanello risuona e l'allarme si sente, lo sentite, magari sentite anche un fiumiciattolo, ma ci sono le sirene perché obiettivamente in quella zona lì abbiamo poca, poca, poca qualità, anche nei titolari, perché comunque c'è Brahim Diaz che l'anno scorso comunque, a parte le ultime partite, era una riserva e ovviamente bisogna andare anche a prendere un trequartista titolare. Serve come il pane, so che è forse davvero la priorità della società, un esterno di destra in grado di saltare l'uomo, di fare gol, di cambiare il passo, di dare la palla filtrante per i compagni e metterli in porta, di dare il cross buono per le punte. E in questa situazione, ragazzi, c'è emergenza. Emergenza anche nei titolari, figuriamoci poi nelle seconde linee. Le seconde linee non sono all'altezza. I titolari invece necessitano di uno, due rinforzi. Devono arrivare due rinforzi, guardiamoci negli occhi. Il trequartista e l'esterno di destra che sappiano fare gol e fare la differenza. Lì c'è emergenza, amici. Poi in attacco c'è Giroud. C'è Ibrahimovic che comunque rappresenta un punto di domanda. Serve anche l'attaccante, il giovane attaccante. Per quanto mi riguarda, a livello di emergenza di priorità medio, medio. Quindi, riassumendo per come la vedo io, ma voglio sentire anche il vostro parere, scrivetemi qui sotto nei commenti, in questa bella location che vi faccio rivedere. Priorità minore è il terzino. Ovvio che vorremmo Dalot, ma lì comunque siamo coperti. Successivamente io metterei a un livello medio-alto centrocampista e attaccante, perché comunque anche l'attaccante servirebbe. Forse, ecco, la riformulo. Abbiamo detto terzino destro, attaccante, centrocampista e poi emergenza assoluta, trequartista, anche se Dia sta facendo molto bene, ma serve un'alternativa valida e appunto l'esterno di destra. Siete d'accordo con me oppure no? È chiaro che mancano ancora diversi giorni e il mercato deve decollare. Adesso piano piano assisteremo all'effetto domino, come sempre accade. Io credo che da Ferragosto in poi ci sarà una operazione dietro l'altra. Ripeto, mi aspetto 5 operazioni per il Milan che comunque hanno una scala di valori e soprattutto una scala di priorità che io ho classificato in questo modo. Siete d'accordo con me oppure no? C'è una situazione di emergenza, ma io sono molto fiducioso. Sono molto ottimista, sono convinto che alla fine questa situazione di emergenza la cancelleremo e magari sarà da altre parti, non così lontane da Milano. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, la vostra gerarchia dal quinto al primo posto delle emergenze, delle priorità. Iscrivetevi qui, lasciate like, se vi va abbonati, vi faremo presto altre dirette anche per gli abbonati. E che dire ragazzi, emergenza sì, ma fiducia che alla fine questa emergenza non ci sarà più. Un abbraccio.